Salve a tutti cari pazienti e benvenuti in questo nuovo video, a dir la verità un po' particolare. State infatti per vedere le riprese di un evento che mi ha visto direttamente coinvolto. Grazie ad Arcadia Comics, fiera sul fumetto e sulla cultura pop, organizzata dalla catena di multisala Arcadia, ho avuto la possibilità di ideare e inscenare uno spettacolino live di Doctor Game sul tema videogiochi e cinema. Intendiamoci, niente di mirabolante, anzi piuttosto casereccio. In una scala che va da uno spettacolo di David Copperfield a una mostra di fenomeni da baraccone, diciamo che stiamo proprio ai livelli di un freak show o di una brutta puntata di Colorado. Ma l'esperienza è stata per me meravigliosa e soprattutto incredibilmente istruttiva, dandomi la possibilità di sperimentare in prima persona meccaniche e situazioni che non avevo mai affrontato prima, come un pubblico giunto apposta per vedere che diavolo combinassi. Le stime finali degli organizzatori parlano di circa 200 presenze, mentre per la questura erano meno di una ventina. Come dicevo, il tema trattato è stato cinema cross videogames, scelto ovviamente in onore del fatto che ci trovassimo all'interno di un cinema. Una specie di viaggio che andava dai primi film ispirati ai videogiochi fino ai più terribili giochi ispirati ai film. Una lunga carrellata di orrori con la speranza alla base che un giorno questi due media riescano a fondersi degnamente rispettandosi l'un l'altro. Vi chiedo scusa già da adesso per la qualità un po' altalenante del girato, ma d'altronde là fuori è pieno di cam, McDub ed R5. Piazzare una telecamera all'interno di un cinema è già un'impresa, anche se sul maxischermo ci sono io. Non è vero, è la mia telecamera che fa schifo. Comunque torno veramente a ringraziare di cuore Arcadia e soprattutto il buon Jacopo Triulzi, che è uscito talmente fuori di senno da credere in me. E ovviamente tutti coloro che hanno macinato chilometri su chilometri per venirmi a vedere. Sono davvero commosso, ragazzi. E a tutti voi davanti ai vostri schermi auguro una buona visione. Ciao. Va bene. Ok ragazzi, direi che possiamo iniziare. Sono l'una in punto. Ovviamente, come dicevo prima, quelli che sono arrivati non sono nudo sotto il camice, c'ho i pantaloncini, eh. Non è come quando faccio i video su YouTube. Siamo qui, in realtà la slide è sbagliata, questo è un convegno sulla ginecologia, quindi... Ecco, finalmente, vedi, e io che temevo, no, adesso dicono no, e invece, hai visto. Cinema e videogiochi, due mondi che, come saprete benissimo, hanno proceduto da quando ovviamente esistono, da quando più o meno si sono avvicinati anche per quanto riguarda il linguaggio. Sono sempre stati comunque dei mondi che hanno proceduto più o meno di pari passo. Molto dell'immaginario dei videogiochi è finito nei film e il linguaggio dei film è finito nei videogiochi. Oggi abbiamo delle produzioni che praticamente diventa difficile distinguere se si tratta di un gioco o di un film. Pensiamo alle varie produzioni di David Cage con Beyond, con Heavy Rain. Insomma, sono delle esperienze che si avvicinano più a un concetto, insomma, che deriva dal mondo del cinema piuttosto che a dei giochi tradizionali che hanno bisogno di un'interazione massiccia e che spesso lasciano un po' da parte quello che è la trama, insomma, lo sviluppo dei personaggi da quel punto di vista. Direi che possiamo iniziare se qualcuno ci mettesse la sigla. Scusate, perché io a casa ho delle persone incompetenti. Ecco. Oi. Sì, io sono qui, tu dove diavolo sei? Ma come? Come dove? Sono qui in sala? Ma no, non la sala a casa, sala cinema, dove cavolo credi che sia? Sì, mi devi mettere la sigla. Ok, bravo. Ora ti passo il collegamento, vediamo se viene. Va bene, aspetta, Ma dove cavolo sei finito? Numero 3, porca vacca! Sì, scusami, stavo guardando dei gameplay di Minecraft su YouTube e mi sono scordato. Ma come Minecraft? Ma almeno la sigla ce l'hai pronta! Sì, certo. No, mettilo. Anzi, no, non ce l'ho pronta, ok? Come non ce l'hai pronta?
Ma mettila subito, se no vengo lì quella che ti... Perché? Se no che mi fai? Io sono qui e tu sei lì. Lo studio è mio! Oh, che bella questa storia! Finalmente! Numero 3, smettila, ti prego! Ma smettila tu! Allora, vogliamo mettere la sta sigla, sì o no? Muoviti, ti prego! Oh, ok, vabbè, sta calmo, va bene. Ok, vedi che con le buone si ottiene tutto. Sigla! Mamma mia! E questa ve la sorbite, mi dispiace. La puntata non prende la sigla. Cinema e videogame e le origini. Noi potremmo approcciare questo discorso del cinema con i videogiochi da varie strade. Ecco, potremmo parlare magari di quelli che sono gli esempi più riusciti in questa commistione, magari quei film che hanno incarnato un po' meglio il concetto da cui derivavano. Oppure potremmo parlare dei giochi meglio riusciti, o magari di quelli che scimmiottano un pochino il linguaggio, come dicevamo prima, Heavy Rain, eccetera, eccetera. Però ovviamente chi mi conosce sa benissimo che io non posso iniziare in nessun altro modo che non partendo dalla monnezza. Quindi una bella carrellata di tutto quello che non dovrebbe mai esistere in questo mondo, partendo proprio... Se devi soffiarti il naso stai tranquillo, fai pure... partendo proprio dalle origini. Da dove parte tutto ciò? Da un personaggio, dai, vediamo se mi aiutate qua, italiano, nato... in Giappone, che fa l'idraulico, dai qualcuno. Super Mario, eccolo qua. Partiamo con Super Mario, classe 1993. Vediamo che, eccolo qua. Un film che definire, non lo so, cioè non riesco a definirlo. Praticamente hanno preso questa storia fantasy, che poi vabbè, ok, di storia Super Mario sappiamo benissimo che ne ha molto poca, è solo più o meno sempre un pretesto per giustificare il gameplay alla fine, perché comunque Super Mario al 99,9% è gameplay e level design, c'è poco di storia. Cosa hanno fatto? Loro hanno preso quello che è Super Mario, l'hanno rivoltato come un calzino e ci hanno tirato fuori una specie di semi-commedia steampunk, non si capisce neanche bene che cosa dovrebbe essere, che tutto sommato, insomma, quando la vidi da bambino, sto film non era neanche tanto male, insomma, mi piacque anche, ok, mi sono pentito amaramente di tutto ciò, però il problema è stato cosa? Dare Super Mario, che poteva essere tutto, come abbiamo detto, a qualcuno che principalmente di film non sapeva farne. E passi l'adattamento e passi quello che vuoi, ma quando praticamente tu mi trasformi Super Mario in, allora, un idraulico con l'orologio, con Rolex, tra l'altro aveva anche la fidanzata Daniela, la ricordate tutti nel gioco, la fidanzata Daniela, giusto? Cioè, la Daniela in un altro castello, mi dispiace, no? Così era, no? Un Luigi senza baffi, colombiano? Come puoi farmi Luigi colombiano? Tra l'altro da questo film partì il meme, vabbè, diciamo così, del cognome, no? Dei fratelli Mario, che li chiamavano Mario di cognome, quindi c'era Mario Mario e Luigi Mario. Miyamoto si fece una risata, una volta ha detto sì vabbè se lo sono inventati, ma in realtà non hanno il cognome, però era simpatico, insomma, Mario Mario, vabbè. Una principessa Daisy, orfanella e paleontologa, va bene, molto attinente, giustamente. Un Todd che è diventato un punk a bestia menestrello da strada, con una capigliatura dubbia e un'espressione, vabbè, lasciamo stare. Un Goomba che, non lo so, erano praticamente
degli omaccioni enormi con sta testina da... perché ovviamente c'era il tipo dentro, no? Che comandava la testina, quindi aveva bisogno dello spazio per stare dentro sto animatronico, il tizio, e la testina era l'unica cosa che si muoveva, le braccia sembravano, sai, i cartonimati dei Flintstone, che stanno sempre così. Un Bowser, Dennis Hopper con un eccesso di gel, che tutto poteva essere tranne che una versione umanizzata di Bowser. Ok, vabbè, ci potrebbe anche stare, perché alla fine, vabbè, nell'ottica steampunk comico ci poteva anche stare, però vabbè, era inguardabile, una credo delle peggiori performance che abbia portato avanti questo povero attore. E un re che... ok, questo è il re. Che cosa vi sembra? Non lo so. Ditemi, cosa vi sembra? Uno scroto. È uno scroto limaccioso. Bello. Stavo per morire. Alla fine del film dicono che potrebbe essere una specie di muco, no? Un fungo mucoso. Vi sembra del muco questo? Guardate. No, a me non sembra per niente del buco. Ok, sì, in realtà sembra del... scusa, puoi tenermelo? Grazie. Poi lo incorniciamo, che non è da tutti fare una cosa del genere dal naso. Un bel mucone. Ti do la scatolina così non ti marciscono le mani. Ok. Poi chi vuole toccare il muco a fine sala è qui a disposizione di tutti. Sponsorizzato Nintendo, ovviamente, no? E insomma, alla fine Super Mario non è diventato altro che questo film che non aveva né arte né parte, con gente che praticamente era evoluta dai dinosauri in una realtà alternativa. Sti super scarponi che per saltare più in alto che giustificavano il fatto che Super Mario salta, cioè corsi in macchina che sembrano tipo gli autosconti, avevano tanto di collegamento alla rete elettrica sopra il tettuccio. Però ragazzi, quando c'è odore di soldi si fa. Non c'è stato scampo, ce l'abbiamo avuto addirittura con il benestare di Nintendo. Qui c'è Miyamoto che sta salutando i fan. Nintendo che ha detto sì, mi piace. Quindi praticamente un personaggio, il più importante della casa, distrutto col benestare di certa gente, vabbè, salutiamo il nostro Shigeru. E se si sono riusciti con Super Mario, potete ben capire da quel punto in poi che cosa successe. È stato un disastro. Praticamente l'industria cinematografica ha capito che i videogiochi potevano essere una fonte non solo di ispirazione, ma proprio di materiale, perché con lo sforzo minimo si poteva praticamente prendere un personaggio di qua, una storia di là, trasformarla e fare praticamente di tutto. Io ho racchiuso tutte queste iterazioni nel mondo del cinema da parte di questa gente che non sapeva che cavolo fosse un videogioco in tre aree distinte, anzi quattro, perché ce n'è un'altra piccolina lì. No, non è PowerPoint che è sballato, in realtà c'è un'altra cosina là sotto. I beat'em up, tutti quei film relativi ai giochi di combattimento, tutto il resto, perché qua sono io che sono fannullone, non ho voluto separare le cose, però vabbè, è un mega contenitore in cui va dentro un po' tutto, film tratti da giochi di ruolo, film tratti da giochi d'azione, insomma, sono state tante piccole cose che mi hanno portato a considerarlo un'unità. E Youth Ball, questa enorme scritta color liquame che ci piace tantissimo, che si merita una categoria tutta a sé. Ovviamente, come dicevamo, c'è anche, ecco qui ho fatto un po' di zoom, vedete l'effetto speciale, bellissimo, con questa ultima, quarta e ultima categoria l'ho visto di peggio, perché in effetti non è stata sempre una storia disastrosa, non è stato sempre un matrimonio da dimenticare quello fra videogiochi e cinema. Ci sono stati dei prodotti che effettivamente qualcosina di buono l'hanno messa in campo, che magari non erano tutta sta epicità, magari sono stati anche delle mezze delusioni, però a guardare il prodotto come un film, piuttosto che come un adattamento da videogioco, si lasciava guardare, era qualcosa di abbastanza gradevole. Prima categoria, il picchiaduro. Ok, noi praticamente siamo, almeno quelli lì della mia età più o meno,
30-35 siamo letteralmente cresciuti con i film d'azione in cui si menavano le mani. Abbiamo esempi famosissimi, tutti italiani, come ad esempio abbiamo sentito i due picchiatori, uno grasso e uno magro, più famosi, Bud Spencer e Terence Hill. E poi tutta una serie di prodotti più o meno validi, che so, Van Damme, Steven Seagal, insomma, chi più ne ha più ne metta. Adesso è un po' diversa la situazione odierna, di questi film in cui si picchiava di continuo ne sono rimasti pochini, adesso si spara all'infinito, però non potevano non utilizzare una enorme e variegatissima categoria di giochi come quella dei picchiaduro per creare delle produzioni che avevano appunto a che fare con questo. Per esempio, Tekken, ok, va bene, tu mi crei questo bellissimo film prendendo tutti i personaggi di Tekken, svuotandoli di quello che è il loro background e facendoli combattere uno contro l'altro senza alcun motivo. Praticamente hanno tenuto solo la storia di Mishima, l'hanno cambiata radicalmente e poi hanno creato sto torneo senza arte né parte. Tra l'altro mi hanno tolto pure King, che era l'unico personaggio che mi piaceva, però vabbè. Oppure ancora un Dead or Alive, praticamente... Qui è stata traumatica, perché io mi aspettavo chissà che cosa. Vabbè che Dead or Alive non ha sta grande storia profondissima, però comunque si tratta di tradimenti fra fratelli, rapimenti, insomma è una cosa interessante. L'hanno trasformato in un teen movie con le donnine nude, gente che si trova a letto in situazioni imbarazzanti e persone che combattono palesemente attaccate a dei fili, perché ci sono delle scene in cui sono proprio così, li tirano su. Insomma, è stato terribile. Voi avete visto sti film? Immagino di sì. Qualcuno? Cosa ne pensate? Dai, una voce dal pubblico. Vi è piaciuto? Ah, beh, bravo. E se torniamo un po' più indietro, a volte ci sono dei film che magari ci ricordiamo un pochino meglio perché sono filtrati dal nostro immaginario da bambini, ma che poi se rivediamo adesso sono dei disastri. Vedi Double Dragon qua. Cioè, praticamente l'hanno fatto diventare un film post-apocalittico, simpatico per alcune cose, tra l'altro per essere un film fatto a quei tempi lì, aveva anche degli effetti speciali, neanche niente male, e ci recitava il T-1000 di Terminator, che di sicuro vedrete da qualche parte. Eccolo. Va che effettoni, cioè, bellissimo. Però se lo guardi adesso è un film con situazioni ingarbugliate, una trama che definire banale è dir poco e dei personaggi decontestualizzati al massimo, giusto i due fratelli che poi tra l'altro hanno preso degli attori qua che vabbè si potrebbero salvare, però diciamo che poteva essere molto meglio, ma per essere un film di quei tempi non è stato neanche tanto male. E Mortal Kombat, oh qua ragazzi, cioè ci sarebbe da parlare per due ore. Praticamente la tamarrata fatta film. Hanno preso Mortal Kombat che e non l'hanno neanche trasposto malaccio, devo dire. Però come casting, a parte ovviamente i vari protagonisti più insomma evidenti, si sono un po' lasciati andare. Insomma, a me mettermi un Raiden che è... Una volta era sposato con Alba Parietti e faceva l'Highlander di secondo lavoro. Aia, qualcosina non doveva essere, non ha funzionato come avrebbe dovuto. Però Mortal Kombat più o meno non era neanche questo disastro, perché forse più il primo che è stato più una sorpresa che il secondo paradossalmente era anche più fedele al gioco del primo, però era recitato da Cani. Con effetti speciali indicibili, ma anche ovviamente il primo capitolo non è che eccelleva da questo punto di vista. Però quantomeno è stato un tentativo. Anche qui però un tentativo troppo ammazzato dalla voglia di avere pubblico facile in sala. E il re di tutto, l'apice dell'apoteosi della monnezza praticamente. Vediamo se qualcuno lo capisce prima che partano le immagini di cosa si tratta. Eccolo là. Street Fighter. Cioè, io ragazzi, questo sembrava veramente un fan movie fatto di persone vestite in cosplay malissimo, che secondo me se usciamo da quella porta c'è gente vestita meglio, e con un casting incredibile. A parte
il colonnello Guile, che è diventato anche il protagonista. Io non lo so, Street Fighter con Guile come protagonista, però vabbè, con Van Damme. Anzi, ve lo faccio vedere meglio perché eccolo qua. No, 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 scusate, la foto è sbagliata. Ecco, ecco. Con Van Damme come protagonista, Guile, boh, vabbè, più o meno nel senso malato che voleva avere la storia, funzionava. Solo che era quella la base. Cioè, tu, regista, se mi tiri fuori un film con attori scadenti, con dialoghi scadenti, con situazioni scadenti, con un adattamento scadente dal videogioco, allora tu, regista, non sai fare regista e quindi devi morire male. Perché Kylie Minogue non poteva restare a cantare, perché all'epoca cantava pochino, che tutto sommato neanche ci stava male come Cammy. Ma Sagat, che doveva essere un armadio, era l'unico che ha dato filo da torcere a Ryu nella storia di Street Fighter, doveva essere un armadio incazzatissimo, arrabbiatissimo, è diventato un boss della mala con l'occhio sbagliato e che si occupava di compravendita di armi. Io gli Street Fighter, le armi non le ho mai viste, però Ken, un avvocato di Wall Street. Vabbè, qui la foto è vecchiotta, devo ammettere. Cioè, scusate, è recente, lui è vecchiotto. Però all'epoca era più o meno così, con qualche rughetta di meno, ma direi che non c'entra proprio un bel niente. Ryu, qua praticamente in un momento di pausa fra una scena e l'altra, molto attinente anche lui. Cioè, io vorrei proprio conoscerlo, che si è messo lì a fare le scelte di casting quella volta, con i bozzetti di Capcom da una parte e le foto dei personaggi dall'altra, però vabbè. Un Blanca che è diventato un bambino di Chernobyl, tutto storto, che non c'entrava proprio niente. Tra l'altro, com'è che si chiama sto poveraccio? Ora ve lo faccio vedere anche senza il trucco. Robert Mammone. Eccolo qua. Che bella facciona. Un Dalsim che praticamente prima lavorava come dignitario per gli adepti di Kali in Indiana Jones. Esatto, sì, lui. E poi si è ritrovato con un collarino da cagnolino a fare il tirapiedi di Bison senza nessun motivo. Lo scienziato, vabbè, poveraccio, una carriera questo qua meravigliosa. E però la gente, guarda caso, se l'è andato a vedere. All'epoca non fu un flop come si può aspettare, tant'è che sono venute fuori un sacco di robe, di merchandise. Io mi ricordo gli zainetti, sono venute fuori le bamboline, guarda lì Guile, che bello, Big Jim con quei vestiti militari. E addirittura ci hanno fatto tanto di Nod 32 antivirus, server non trovato. Non lo so, è partito l'antivirus ovviamente, perché tanto di gioco tratto dal film, che era praticamente il gioco tratto dal film tratto dal gioco, era due livelli distante dall'essere una cosa di decente, era due livelli più vicino alla schifezza. E in effetti, beh, però lo vedremo dopo, questo avremo tempo. E insomma, con una premessa di questo tipo, con questo tipo di videogiochi, tutti gli altri produttori dissero: ok, non limitiamoci solamente ai giochi di combattimento, ma cerchiamo di prendere qualcosina qua e là da tutti gli altri generi e vediamo che cosa ne viene fuori. Boom! Hola! Questo probabilmente non l'hanno visto in tanti, perché non è che andò tanta gente quando è uscito. È diventato un film d'azione, cioè di Doom c'è rimasto davvero poco. Col buon The Rock qua, che cioè ormai lo troviamo ovunque c'è The Rock. Adesso cos'è uscito? San Andreas, addirittura firmato per un altro adattamento da un videogioco, notizia di qualche giorno fa, di Rampage. The Rock che, cioè, io non so che cosa vuol fare, perché, cioè, arriviamo a situazioni in cui, non lo so, The Rock che praticamente, cioè, ormai, cioè, davvero, cioè, manca solo la pubblicità del latte per, e poi l'abbiamo visto tutto, da tutte le parti, cioè, non so che, no, scusate, c'è anche la pubblicità del latte, non so se l'avete vista, questa è fantastica. Ovviamente non puoi lasciare le bambine senza latte. Mister! What? I'm there! I'm sorry, gotta go. No, il latte è più importante. Lay on me!
meraviglioso. Beh, è diventato ormai una caricatura di se stesso, però a me piace comunque come attore, quindi... Oppure Max Payne, guarda, un disastro, cioè praticamente Max Payne ha una storia, il gioco ha una storia meravigliosa, è il viaggio interiore di un uomo nel metabolizzare la morte della sua famiglia, la vendetta, è qualcosa di bellissimo. Mark Wahlberg qua ha fatto diventare uno spara-spara d'azione senza alcun... Tra l'altro mi ero pure comprato il DVD... E qui ho bisogno di qualcuno di voi, ragazzi. Chi mi aiuta? Vieni. Bel calcio piazzato. Mandamelo in porta. Vai. Là. No. Boh, perfetto. Andata. Che vabbè, cioè, mi hanno ammazzato Max Payne. Io lo amavo. Amavo questo personaggio, amavo la serie. È diventata un'ombra di se stessa. Need for Speed. Ma ragazzi, cioè... Aaron Paul, ma chi vogliono fregare? Lo sappiamo benissimo che ci hanno messo sta faccia, perché cercavano di partire già in quarta, appunto per restare in tema di macchine, e per far concorrenza a Fast and Furious. Cioè era ovvio che ci ha messo il bel falcino Jesse Pinkman e hanno detto partiamo a botta e spacchiamo il mondo, e invece il film è stato una mezza cagata. E Resident Evil, che è diventato praticamente... un cinepanettone action, un misto di una tamarrata incredibile. Ancora si salvava il primo, con qualche idea interessante, anche se completamente decontestualizzato. Non aveva alcun contatto col gioco, se non marginalmente. Ma gli altri sono diventati delle cose terribili. Io Retribution l'ho visto poco tempo fa, è diventato, pare, un DLC del primo film. Cioè, sono, quant'è, 60 minuti, 65 minuti di niente, di riciclo all'infinito. Però se la gente è andata in sala a vederlo, vuol dire che è piaciuto. Io questa cosa non riesco a capire. Cioè, a voi è piaciuto? Vi sono piaciuti Resident Evil? Fino al 2. Gli zombie, vabbè, cavolo, ci vuoi da fare lo zombie? Mi metto un po' di sugo di pomodoro in faccia. Eppure la gente va a vederli, io non so come è possibile, però evidentemente piacciono. Meno male che ci sono stati questi, cioè che quantomeno qui la casa produttrice, la Capcom, ha preso le redini della situazione, ha fatto dei film in CGI che valgono, cioè sono degni di questo nome, e che si rifanno ai videogiochi. Il The Generation serviva da prequel a Resident Evil 5, adesso non ricordo con esattezza. Comunque, erano ben contestualizzati, ci voleva questo. E poi la delusione di tutte le delusioni. Il fatto che è stata la stessa Square a permettere cose del genere, anzi a volerla, lo stesso Hironobu Sakaguchi ha scritto e diretto questa cosa, che era chiaramente un enorme tentativo di lucrare sul nome di Final Fantasy. Hanno preso il loro brand e l'hanno sfruttato più di quello che poteva essere decente, ecco, diciamo così. Di Final Fantasy qua dentro non è rimasto niente. Cioè neanche... Quali sono gli elementi che di solito si ripetono in tutti i Final Fantasy, che sappiamo che hanno delle storie sempre diverse, i videogiochi? Sono il Chocobo, il personaggio di nome Sid. Quindi Chocobo si vede una maglietta in un frame, e Sid non l'hanno neanche chiamato con la C, Sid, l'hanno chiamato Sid. Cioè proprio non è stato, cioè, è stato un flop incredibile, perché gli stessi produttori non hanno capito un cavolo di come fare un film dedicato a una saga leggendaria di videogiochi come Final Fantasy. L'unica cosa buona di questo film è che fu un po' un pioniere di quelli che sono i film con attori umani digitalizzati, capito? È stato uno dei primi che hanno portato in sala seriamente questo concetto. Però sono stati spesi 137 milioni per farlo, cioè vi faccio capire l'importo in assoluto più grande per un film tratto da un videogioco, e sono stati incassati 85 milioni, contando anche l'home video, cioè praticamente un mega flop.
Ed è veramente triste perché è stata la Square a volerlo, la Square ad accettarlo, la Square a mandarlo in sala senza tenere conto di quello che è il nome illustre che porta dietro. Per fortuna poi si sono un po' risollevati con un altro film che era più un fanservice, ma lo vedremo dopo, che sapete bene di cosa si tratta. Però è stato il punto più basso, secondo me, da questo punto di vista, perché la stessa casa produttrice non ha avuto rispetto del proprio prodotto.